Le violenze denunciate dalle due cuginette al Parco Verde di Caivano potrebbero essere soltanto la punta di un iceberg. Gli inquirenti sono certi delle gravi violazioni che sono state commesse per almeno 6 mesi ai danni di due bambine di 10 e 12 anni, coinvolte in un tentativo di svelare una rete criminale specializzata nella produzione e distribuzione di materiale pedopornografico. Questi filmati coinvolgerebbero anche altre ragazze, oltre alle due giovani vittime già identificate. La maggior parte delle persone coinvolte in questa rete sono adolescenti di età inferiore ai 14 anni, provenienti per lo più dallo stesso quartiere e spesso con esperienze familiari difficili. Molti dei loro genitori sembrano disinteressarsi quasi del tutto a come le loro figlie trascorrono le giornate, spesso fino a tarda notte. Queste giovani ragazze, indifese e abbandonate a se stesse, diventano facili prede per individui che le sfruttano in modo spregevole, riducendole a oggetti nei loro loschi affari. A gestire questo sordido traffico sembrano essere individui di spicco nel mondo criminale della camorra locale. Il loro principale obiettivo è la produzione di video destinati alla vendita tramite canali Telegram, una piattaforma di messaggistica istantanea. Questa è la sconcertante realtà delle nuove generazioni di criminali, con potenziali acquirenti disposti a pagare cifre ingenti per ogni singolo video, spesso tramite vere e proprie aste online. L'indagine è partita dalle analisi delle immagini presenti sui cellulari dei giovani accusati di essere gli autori materiali degli abusi. I primi episodi sembrano risalire a gennaio scorso, quando le due cuginette sarebbero state avvicinate da un giovane che fingeva di essere il fidanzato di una di loro. Questo individuo si è presentato in scooter, in compagnia di almeno 6 coetanei, tutti con un'età compresa tra i 14 e i 16 anni. Hanno invitato le ragazze, dicendo «Venite con noi, vi portiamo a fare un bel gioco dove non ci vede nessuno». Le prime violenze si sarebbero consumate all'interno del centro sportivo Delfinia e sono state documentate attraverso riprese video. Le vittime hanno identificato non solo un'area abbandonata trasformata in una discarica all'aperto, ma anche i giardinetti pubblici dedicati a Falcone e Borsellino, situati a circa un centinaio di metri dalla sede dei vigili urbani, come i luoghi in cui si sarebbero verificate successive violenze. L'ultimo episodio risale a luglio. Successivamente, grazie alla denuncia e al coraggio delle vittime, l'incubo è giunto a termine. Tutto è iniziato quando il fratello di una delle vittime è stato messo in guardia da un amico che, attraverso un messaggio, ha rivelato la situazione. Stanno circolando dei video, ci sta pure tua sorella. Al momento sono 12 gli individui coinvolti nell'indagine, di cui uno è il figlio del capo della piazza di spaccio nel quartiere IACP, confinante con il Parco Verde. Le terribili immagini delle violenze di gruppo, condivise sui dispositivi mobili degli indagati, hanno permesso di identificare in modo preciso tutti i responsabili. Tuttavia, emergono anche video che mostrano atti di autoerotismo presumibilmente compiuti sotto minaccia dalla ragazza più grande, la quale sembra essere stata costretta a inviare tali contenuti ai suoi aguzzini tramite una chat di gruppo. Due dei soggetti coinvolti, entrambi maggiorenni, hanno spontaneamente consegnato i loro telefoni cellulari alle autorità, nell'assurdo tentativo di dimostrare che le vittime fossero consenzienti. Tuttavia, nulla potrebbe minimizzare le gravi responsabilità di coloro che, specialmente essendo maggiorenni, hanno abusato delle due bambine indifese. Queste responsabilità andrebbero ad aggiungersi alla diffusione dei video degli abusi, che potrebbero generare ingenti profitti. Tra le immagini in possesso alle autorità sono emerse anche fotografie delle cuginette mentre erano sedute al tavolino di un bar durante la notte, vestite in modo provocante e con un trucco eccessivo. Gli inquirenti ritengono che dietro alle fotografie delle cuginette ci possa essere l'influenza di qualcuno che le avrebbe costrette a vestirsi e a truccarsi in modo provocante, allo scopo di sponsorizzare al meglio i video che venivano realizzati.
Attualmente le autorità stanno facendo tutto il possibile per identificare altre potenziali vittime di questi orribili video. I carabinieri stanno intervistando cittadini, insegnanti delle scuole del quartiere Parco Verde, assistenti sociali, membri di associazioni di volontariato e chiunque possa fornire informazioni utili per individuare altri casi di abusi che potrebbero non essere stati denunciati per mancanza di coraggio. Le due cuginette, attualmente, risiedono in una struttura protetta, in base alle disposizioni del giudice del Tribunale dei Minori, al fine di garantire loro una maggiore sicurezza e protezione, per tutelarle dalla grave incuria dei genitori. La madre di una delle vittime, recentemente minacciata in strada dalla moglie di un boss locale, ha emesso un appello diretto al primo ministro Giorgia Meloni, in seguito alla sua visita a Caivano. Ci aiuti ad andare via da Parco Verde e a rifarci una nuova vita altrove, dandoci protezione e un'altra identità. Chiedo solo di riavere mia figlia con me e una casa lontano da qui, dove far stare bene la mia famiglia.